allora ha un forte significato. San Piero Assieve ha un fortissimo significato. E probabilmente è il significato, i serial killer si muovono spesso per luoghi, i luoghi sono importanti per loro. E ricordiamoci di Jack lo Squartatore, che agiva sempre nello stesso luogo e che mandava a dire alla polizia dove avrebbe agito. Lui gli dice dove sta, dove in quel momento probabilmente sta, che non è poco anche questo, ma sono orecchie di mercante. Sì, la notizia trapela sul giornale, ma non succede niente. E allora che cosa fa? Adesso non ricordo la successione con cui avvengono questi fatti. Innanzitutto mette dei proiettili in alcuni luoghi precisi. Un proiettile lo mette nell'ospedale che si trova a San Pietro a Niccheri. Il secondo proiettile lo mette in un luogo preciso, cioè dove escono le ambulanze e tra la camera mortuaria e lungo le genti. Poi va a mettere l'altro proiettile, oh, sono famose cartucce calibro 22, Winchester calibro 22, lo va a mettere l'altro esattamente sotto la buca dove ha impostato la lettera, quindi a San Piero Assieve c'è una buca delle lettere e lì sotto va a mettere l'altro proiettile. Ora, io ho interpretato anche questo. Che cosa vuol dire? I proiettili sono indici, non a caso hanno una forma da dito, no? Quindi lui indica due posti, un ospedale e la buca da dove ha mandato le lettere. Allora, la buca, abbiamo già detto, significa io sto qua, probabilmente. L'ospedale potrebbe essere, fate le ricerche in un ospedale, ma non la perquisizione che fecero di tutto l'ospedale alla ricerca di, non so cosa cercassero i Fedici, è probabile. Per carità, dovevano fare quella perquisizione, però non era solo quella che intendeva, probabilmente intendeva gli ospedali hanno a che fare con me, cercate negli ospedali, cercate tra i morti, tra quelli che sono morti in questo ospedale o in un altro ospedale che fosse, cioè l'indagine doveva essere fatta con intelligenza, soprattutto sulla carta, non andando cercando il mostro, lavorava lì, ecco, non si è cercato per anni un mostro medico, un mostro infermiere, un mostro, probabilmente il mostro non ha niente a che fare con questo, aveva forse a che fare con le cliniche private, forse con l'ambiente clinico, forse ha studiato medicina, ma non, ecco, non è certamente un medico, non è un chirurgo, perché? Perché il medico, il chirurgo, il prete hanno la possibilità di vivere la loro patologia, ammesso che ci sia una patologia, no? E quindi non hanno bisogno di ammazzare nessuno, è molto raro, molto difficile, se lo fanno, non lo fanno per queste cose qui, per questo tipo di delirio. Quindi era difficile pensare ad una persona organicamente nel sistema, ma che fosse vicino, sì, quindi non sapremo mai per quanto vicino. Io poi però non mi sono limitato a questo, ho cercato di fare anche
una, perché guarda caso, non è la prima volta, analizzando un po' tutti i delitti del mostro, si vede come tutti si collochino intorno a Firenze, no? Lasciando libera però la parte sud-est di Firenze. Questo cerchio ci manca un pezzo, che è la parte sud-est. Questo, essendo il nostro mostro una persona molto ben capace di intendere di volere, molto ben, cioè di volere le cose che poi fa, non in genere, e comunque uno abile, certamente non ammazza sotto casa sua. O meglio, forse la prima volta può avere, come giustamente facciamo una citazione da Hannibal Lecter, no? Dice il mostro vede, certo, prima di entrare in agire, in azione, il mostro vede, è stimolato, no? Ed è molto probabile che il primo colpo lo assesti sotto casa sua, o vicino casa sua, ma poi gli altri no, perché non è scemo, e quindi sa che lo cercano, sa che lo cercano lì, e colpisce dalla parte opposta. E se noi andiamo a vedere, è esattamente un po' quello che succede per il mostro di Firenze, che colpisce sempre da una parte opposta rispetto all'altra, tranne la parte appunto sud-est di Firenze. Sud-est di Firenze esiste appunto il San Piero a Sieve, esiste il fiume Sieve. Il fiume Sieve scende dritto, confuso come una retta da nord a sud, e guarda caso passa da Ponte a Sieve e da Ponte a Niccheri, e in mezzo si trova Bagno a Ripoli. Bagno a Ripoli è una cittadina attaccata a Firenze, praticamente, al sud-est di Firenze, che deve avere qualche cosa di molto importante, non solo perché si trova su questa linea retta che scende e che segue appunto il decorso del fiume Sieve, ma perché nel famoso messaggio alla dottoressa della Monica, il mostro parla di Piazza della Repubblica con una B e non con due B. Si disse il mostro ha commesso un errore. Ma il mostro è una persona che probabilmente non conosce bene l'italiano, come tanti non lo conoscono, pur avendo fatto studi di un certo livello. In Toscana, a Firenze, lì è difficile non conoscere l'italiano, nel senso che lo conoscono meglio di noi, meglio di chiunque di noi. Il mostro è una persona che sta ben attenta a non lasciare il suo DNA sulla saliva, eccetera. Quindi, pensate, si porta la lettera già affrancata, con già la plastica, in cui mette il trofeo e lo manda, quindi già affrancata, già scritta, quindi tutte le lettere sono ritagliate, nessuna è attaccata con la saliva o in qualche altro modo, no? Allora, uno che fa così, ce lo vedete a lasciare la B? Evidentemente la B può essere anche stata tralasciata come indicazione, ma non è indicazione positiva, bensì un'indicazione negativa. Cioè, se in una lettera che di per sé costituisce un messaggio di grandissima importanza, no? per le ragioni che lo hanno spinto, ma una lettera dove non c'è nient'altro, dove non c'è nessun'altra indicazione, forse l'unica indicazione è proprio quello che manca, non quello che c'è, che è una sola B. E allora B ho cercato di trovare qualche paese che cominciasse con B, e l'unico che si trova lì è a Bagno a Ripoli. E a Bagno a Ripoli c'è Santa Teresa, la clinica. Mi hanno già denunciato ampiamente,
ma la nuova gestione, ma quella è una clinica che sta lì da tanti anni, io mi riferisco agli anni tra 50, gli anni, fine anni 50, forse inizio anni 60, ecco, forse quella clinica può aver soggiornato la madre del mostro, quando appunto era una clinica per questo tipo, una clinica per, adesso è per vecchie, se voi non la conoscete, andateci. Ecco, a Bagnaripoli esiste tra l'altro sia Villa Santa Teresa sia Villa Santa Monica oltretutto. Bagnaripoli è importante per qualche ragione, forse una di queste ragioni, una delle ragioni è questa. A questo punto, San Piero a Sieve, Bagnaripoli, il Mugello, ci sono una serie di indicazioni, estremamente l'operazione chirurgica, il tumore al seno, all'utero, una volta facevano un'operazione, tutte e due toglievano, una persona, per esempio una donna aveva un tumore all'utero, non toglievano solo l'utero ma anche il seno perché pensavano o viceversa, e questo lo facevano appunto in quegli anni che va dal 55 al 62, poi gli interventi sono molto migliorati. Ma è proprio in quel periodo era così, ed era proprio quello il periodo in cui il mostro aveva l'età giusta per avere il trauma, il forte trauma, rappresentato da una madre che abbia avuto questo intervento, posso immaginare che poteva essere in quel momento.